17-18 giugno ritorna Oiara in Fiore, l'infiorata che è tra le più grandi d'Italia, non a caso aderisce all'associazione nazionale che riunisce le grandi infiorate. Sì, Oiara in Fiore è sicuramente una manifestazione straordinaria da questo punto di vista, soprattutto per il nostro territorio, perché riesce attraverso la bellezza dei colori e dei profumi dei fiori, che sono un segno del creato e del creatore, un segno rivelativo anche del creatore, a fare, a rendere la solennità del Corpus Domini ancora più gioiosa e ancora più solenne. Tutte le rappresentazioni fatte e realizzate artisticamente attraverso i fiori servono a null'altro che a rendere un omaggio grande a colui che questi fiori li ha creati, diventando così queste rappresentazioni artistiche un tappeto sul quale Gesù Eucaristia può passare durante la processione del Corpus Domini. Parla di un tappeto di oltre 60.000 fiori, qualche anticipazione sulle figurazioni? Bene, ogni anno Oiara in Fiore ha una tematica particolare. Quest'anno è stata scelta la tematica dei simboli eucaristici, quindi tutte le rappresentazioni che saranno fatte sono quelli che nel corso dei secoli sono apparsi alla tradizione e alla devozione della gente, i simboli eucaristici più espressivi, quindi si passa, diciamo così, dal pellicano che è il simbolo e che è la rappresentazione principale, che è il simbolo di quell'uccello che dà la propria vita ai suoi piccoli beccandosi il petto e dando il proprio sangue, così come Cristo ha fatto sulla croce. Quindi tutti questi simboli, così come l'agnello pasquale, così come tanti altri simboli, sono tutti segno dell'Eucaristia e rendono omaggio e significato dell'Eucaristia. Certo, allora l'infiorata è premiosa, abbiamo rappresentato, quindi rappresenteremo domenica prossima dei tappeti ispirati appunto ai simboli eucaristici, con la rappresentazione dei vari simboli inerenti appunto al Corpus Domini, ma è anche tradizione e musica. Avremo con noi varie bande, vari gruppi appunto musicali anche provenienti da fuori regione, perché il nostro obiettivo appunto è quello di, accanto quindi alla tradizione religiosa, laico appunto, tra laico e sacro. Quindi musica, anche percorsi appunto enogastronomici e musicali. Siamo stati la settimana scorsa appunto a Gaiano nell'ambito di una manifestazione artistica, lo scorso mese siamo stati a Palinuro insieme ad altre infiorate. Noi siamo membri dell'Associazione Nazionale Infioritalia, insieme a infiorate ecco, anche più grandi di noi, quali Noto, Genzano. Stiamo anche crescendo, ci stiamo anche fermando dal punto di vista del wedding, dei matrimoni. E quindi è una realtà in fieri che sta crescendo e che ha tanta voglia di fare.